Mister, a guardare il risultato, chi non ha visto la partita pensa a una gara semplice. In realtà la Casertana è una partita forte. Sì, Casertana ha fatto la stessa partita del Palermo, il che stanno facendo un po' tutti, cioè quella di partire molto forte all'inizio e giocare ad alta intensità per non farci esprimerci come sappiamo. Poi ovviamente alla lunga la pagano e quando cominciano ad esserci gli spazi noi abbiamo una qualità tale che ci permette di andare poi a vincere le partite e arrotondare il risultato. Quindi è ovviamente un atteggiamento che ci dobbiamo aspettare oramai in tutte le partite. Qual è stata per lei la chiave della partita? La concretezza, oggi siamo stati finalmente, forse per la prima volta, concreti, soprattutto nel primo tempo. Le due occasioni che abbiamo avuto le abbiamo concretizzate, questo non c'era mai successo onestamente nell'arco di quest'anno e sicuramente questo ci ha spianato la strada. Il secondo tempo però è sembrata insomma una Ternana andare un po' sul velluto, no? E l'ho detto, nel momento in cui l'avversario cala di intensità, troviamo gli spazi, abbiamo dei giocatori che riescono sia col palleggio che con la gamba che hanno ad attaccare questi spazi o a trovare quei passaggi filtranti che fanno male, ed è ovvio che lì troviamo, riusciamo a esprimerci come meglio facciamo. C'è una nota stonata in questa partita o qualcosa che si può ancora migliorare? Dai, forse siamo stati un po' all'inizio un po' troppo tesi, il fatto di aver giocato forse dopo anche il volere a tutti i costi questa vittoria, chiaramente un po' di leggerezza mentale ce l'ha tolta e eravamo un po' così troppo preoccupati, non, un po' tesi nei primi 20 minuti, poi sapevamo di trovare un avversario che comunque già all'andata ci aveva creato delle problematiche, anche perché non scordiamoci che tra andata e ritorno è una squadra che ci ha fatto 4 gol e quindi squadra di gamba che probabilmente non riuscivamo diciamo, le loro mezzali si mettevano sempre dietro i nostri due mediani e non riuscivamo a tenere il reparto dei quattro di centrocampo stretto per non far filtrare questi palloni. Poi il secondo tempo invece i ragazzi sono stati bravi perché abbiamo stretto ancora di più il campo con Partipiro e Furlan. A quel punto lì abbiamo recuperato un sacco di palloni e su ogni pallone recuperato, sulla verticalizzazione, andavamo a creare delle situazioni. Prossimo avversario sarà il Potenza, peraltro si giocherà in una situazione ambientale particolare perché Sì, è previsto molto freddo. giocheremo abbondantemente sotto lo zero perché sono previsti durante l'orario della gara meno 3 e sarà un'ulteriore difficoltà, però questi ragazzi stanno dimostrando di essere maturi e sono convinto che loro per primi vogliono continuare in questo cammino, in questa, diciamo, scia, perché 14 punti possono sembrare tanti, ma in realtà con tutte le insidie che ci sono in questo girone, anche l'insidia oramai del Covid, della nuova variante brasiliana del Covid che ormai è in Umbria, e noi dobbiamo cercare di essere responsabili perché portarne uno dentro vuol dire potenzialmente toglierci mezza squadra, no? E questo noi non possiamo permettercelo in un momento dove diciamo, stiamo correndo e forte per arrivare al nostro obiettivo.